Un buongiorno a tutti da Alfredo Mammucari. Che mi è successo ieri? Intanto mi presento. Io sono uno che ha praticato dal 1986 fino al 2004 come responsabile della Soka Gakkai. Ero responsabile di gruppo. E nel 2004 ho smesso e neanche 2 o 3 anni fa invece ho consegnato proprio il gonzo perché ce l'avevo sotto al letto. L'ho consegnato al Kayan, ho detto guardate, non mi interessa più praticare, smetto, e ero convinto che era finita lì. Riconsegni il gonzo, dici che hai smesso, insomma, vabbè. E a un certo punto, ieri, mi telefonò un amico qui, Paolo si chiama, Alfredo, te prego, vieni a vedere la partita con me. Dico no, non me va, dai, la scena, pia la macchina, no, te venga a pia io, guarda, non devi fare niente, te venga a pia io, in un attimo. Ma io non conosco nessuno, ma c'è solo mio padre e mia madre, non ti preoccupare. Dico vabbè, dai, era nei 8, 8 e un quarto, è arrivato, siamo montati. E sto Paolo non sapeva che io avevo praticato buddismo, non c'è stato mai modo di dirglielo, non mi era mai interessato, non siamo entrati mai, manco detto il discorso. E insomma, arriviamo a casa, parcheggia, come entriamo, buh, c'era un salone e vedo sta, una signora che era la madre, stava a sé, oh ben pangani, nini, Gesù, San Giosa, Maria, dico, ma che sta a fare? Dice, niente, niente, andiamo, andiamo, shh, siamo entrati, siamo passati, siamo entrati in una cameretta a vedere sta partita. E gli dicevo, ma ogni tanto, dico, ma che sta a dire tu male? Sento fa, te tengo un do cuore, te tengo un do cuore, te tengo un do cuore, te tengo un do cuore. Dice no, dice questa di Namio Renge Kyo. Dico, ma che stai a dire? Senti bene, te tengo un do cuore, te. Ah no, no, c'hai ragione. Namio Renge Kyo, Namio. E che è? Dice, che è? O devi chiedere a lei? Dico, no, 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 non mi interessa. E insomma, dopo un po' sta signora smette di fa daimo. E gonghio e finalmente viene nella sala, nella camera dove ci stava Sky, dove ci stavamo a vedere sta partita di Juve Lazio. E venne, piacere, piacere. E sto Paolo, questo è un grande amico mio, l'ho portato qui a vedere la partita perché mi fa troppo ammassata ridere. Insomma, e lì ho detto, signora, me leva una curiosità, quando sono entrato l'ho vista inginocchiata che. Con un mobiletto aperto, pensavo che dentro c'è stava una statuetta del Buddha, qualcosa, ma io ho visto un pezzo di carta. Cioè, non è un pezzo di carta, già se l'ha stranita, non è un pezzo di carta. Quelli sono 3.000 regni in un solo istante, quella è la vera essenza della vita, è la vera essenza del vero buddismo. E mi cominciò a rompere. All'epoca di Mappo c'era un tipo di buddismo, ma nell'epoca di oggi il vero buddismo è il Sutra del Loto. Sapete, ci sono tanti sutra, che sutra significa insegnamento, no? Ci sono diversi insegnamenti. Il Sutra del Loto è quello adatto all'epoca di oggi, che ti fa. Mi ha detto, ti fa sperimentare ogni giorno il più alto stato dei 10 mondi, che è la buddhità. In pratica, dico in pratica io che so, divento un Buddha. Dico no, praticamente tu sperimenti questo stato di buddhità tutta la giornata, da quando ti alzi fino alla sera. Dico, boh, ma io ho detto signore, tutto questo, quel pezzo di carta, tutte queste cose. Senta, intanto non lo chiami pezzo di carta. Dico, ma perché? Non è un pezzo di carta con tutti i segni. Dice no, quella lì è praticamente il gonzo, è l'oggetto di culto del vero buddismo. Io ho detto, lo posso toccare, signore, prova a fargli vedere che non capivo niente. No, 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 per carità. Dico, perché? Beh, perché chi offende la legge. Toccando il gonzo con le mani sporche, lei offende la legge. Dico, ma che ne sapevo io, signore? Mi scusi. Offendendo la legge, lei nelle prossime vite sa che gli succederà? Che gli compariranno spade, bastoni, dinosauri, brontosauri, cacodonti, triceratopus che te correranno dietro, maritozzi con la panna di 2 metri che te bucano i gommi da macchina, panini de. Pieni di Nutella che te corrono dietro,
Dio, ma davvero signore, non tocco più, non tocco più. Dice: senta, mi faccia un favore, perché non viene giovedì? Ci sta una riunione. Se lei viene, io gli cambio la vita. Dico: signore, veramente, io la vita mia, non c'ho niente da dire, sto bene, veramente, mi sento veramente bene. Specialmente io quello di da quando ho smesso di praticare. Gli ho detto: specialmente da quando sono venuto qui in Toscana. Sto veramente da Dio, non mi manca niente. Ma a lei non gli pare che non gli manca niente. Lei, se viene da noi, vedrà che usciranno tutte le sue tendenze negative. Allora non vengo, allora non vengo. Oh, non le voglio vedere le tendenze. Come non le vuole vedere? Lei le deve combattere queste tendenze. Ma io non ce l'ho queste tendenze, sono una persona tanto cara. Non dico mai bugie, non faccio mai del male a nessuno. A che mi serve? No, se lei viene, capisce, io non gli posso spiegare con attimo tutto quanto. Poi ti dico, c'aveva da una parte tutta una libreria, ci saranno state 700 nuove Rinascimento e riviste. Da una parte, un altri 300-400 del Buddismo Società e tutti gli altri libri de Nichiren, del vero buddismo, eccetera, eccetera. Io ho detto, ma queste gli danno, gli passano. Dice, no, queste si comprano. Dove si comprano? Non mi interessa. Dice, al Kaikan. Ah. E che è il Kaikan? Dice, il centro è dove c'è il negozio che vendono tutto, candele, porta incenso, butsudan, porta acqua, gli aironi e campane. Dico, signora, ma veramente quella è una campana? Le giuro, non si offenda, mi sembrava veramente, manca il Tozan l'ho vista, mi sembrava una pila per fare la minestra. E infatti mi sono stupito, dico, come mai sta pila della minestra sta qui invece che in cucina? Dice, non è una pila della minestra, mi ha rispiegato, è una campana fatta con una lega giapponese qui e là che serve per recitare sia Nammyo Renge Kyo che Gongyo. Ho detto, va bene signora, io non sono interessato a venire. Se non gli dispiace, non credo a queste cose. Dice, ma lei sbaglia, mi dia retta, venga, lei mi ringrazierà per tutta la vita. Poi venne il padre, sì, per tutta la vita. Ci ha rovinato, proprio davanti a lei, ci ha rovinato la vita, se stavano quasi a litigare, ci ha rovinato la vita. Prima si amavamo, se facevamo i regali, se baciavamo in continuazione. Da quando è entrata là non mi vede più, sono diventato un serbino di casa. E Paolo diceva, beh, perché non è vero, ma non è vero che da quando che è, vai alle riunioni, esci alle 10:30, te ne vai a mangiare fuori, rientri all'una, all'1:30 e qui a casa non ci stai mai, e il frigorifero sempre vuoto, non fai mai la spesa, c'ha la zella, dice la zella, qui non la pulisce più. Te dico una cosa proprio. Infatti, io ragazzi, ancora che mi venite a dire che nessuno spende i soldi per la Paso Caracai. Allora, io quando andavo alle riunioni, specialmente ai Kaikan, che c'erano 1.000-1.500 persone, sia a Firenze, sia a Milano, sia a Roma specialmente, perché io stavo a Roma, 1.500 persone, c'avevano 1.500 jutsu, quelle catenelle tipo rosario, quelli costano. In più c'avevano 1.500 libretti, addirittura c'avevano i porta jutsu, che ci infilavi pure il libretto dentro, altra spesa che si compra sempre lì al Kaikan. Voi solamente pensate, 1.500 jutsu, 1.500 porta jutsu, 1.500 libretti, quanto costano? Ma io so di 1.500 persone, questi sono 45.000, ma vi rendete conto quanto, che giro di miliardi che c'è sta, in tutto il mondo, in tutto il mondo. E insomma, è stata una cosa, ieri mi sono tagliato talmente da ride che manco voi immaginate. E fatto sta che ho detto: c'ha ragione Tony, devo dare queste dimissioni perché qui mi perseguita sta soca, mi perseguita, devo dare queste dimissioni. Ieri io ho telefonato subito a mia moglie e ho detto: oh, guarda, non ti inventa niente, la prossima settimana dovremo
Annaffa, dice sì, vabbè, ma mi ha detto che te devono mandare sti moduli. Mo mi faccio mandare i moduli, non ti preoccupare. Me li stampo e li portiamo. Certo, Alfredo, certo, stai calmo, stai calmo. Devo dare ste dimissioni, porca miseria. Va bene. Insomma, alla fine, insomma, non viene alla riunione. Ho detto no, signora, non mi interessa. Boh, ha cambiato proprio faccia, capito? Poi era mezza incazzata col marito che gli diceva non fai più niente, non fai più qui, non fai più là. Insomma, sono uscito, gli ho detto va bene, vi ringrazio, buonasera. La signora si è girata, mi ha guardato, manco mi ha risposto. Lì mi sono stranito, no? Gli ho detto, signor, guardi che era un pezzo di carta quello che ho visto. Paolo mi ha tirato, namo, 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 lascia perdere. Era un pezzo di carta, anzi, inventi niente. E mi ha portato via. Dice, guarda, non confermo manco che gli hai detto, perché almeno cerca di capire, cerca di capire. E niente, mentre tornavamo a casa mi ha detto, hai fatto bene a non dargli retta, se andavi a una riunione ti eri rovinato. Qui a famiglia nostra è diventato un cimitero, è diventato un cimitero, non c'è più pace, non c'è più niente. Bene ragazzi, mi sono dilungato, ci avrei tanto da raccontare ancora di stasera, perché la cosa è lunga. Però mi Sì, sembra ma che mi corre dietro sta cioca, mi corre dietro. È vero proprio che finché non dai le dimissioni risulti come un membro, ma non solo per tutta la cioca che hai, sei un numero in più, che a loro gli interessa che rimani come un numero per dimostrare noi siamo 54.000, ma di che? A me levatemi. Ecco. E niente, poi mi ha portato a casa, ha detto Alfredo, comunque mi ha fatto ammazzare da ridere quando gli ha detto che la pila ti sembrava una pila del minestrone, dice, mi hai fatto tagliare le risate, mia madre è incazzata nera. E va bene, io finisco il video qui, vi ringrazio di avermi ascoltato, spero che sia stato di vostro gradimento, saluto tutti quanti quelli della IVS, grandissime persone, vi amo, ve lo dico con tutto il cuore, vi amo. Vi saluto e vi auguro veramente una buona domenica. Ciao da Alfredo Mammucari, al prossimo video, che ne farò tanti. Ciao a tutti.